Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In primo piano i 13 arresti e oltre 5 milioni di euro sequestrati. Sono i risultati dell'operazione della Guardia di Finanza di Foggia che ha smascherato un grosso traffico illecito di gasolio con base ad Ortanova. Tutti i dettagli nel servizio di Fabrizio Sereno. Sono 13 le misure cautelari eseguite all'alba di oggi dai finanzieri del nucleo PEF di Foggia nei confronti di un gruppo criminoso con base a Ortanova dedito alle frodi sui prodotti petroliferi. 7 i provvedimenti in carcere, 4 gli arresti domiciliari, 2 obblighi di firma ed il sequestro inoltre di beni mobili e immobili per oltre 5 milioni di euro disposti dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini. Tra i raggiunti dal provvedimento di custodia cautelare anche nomi di peso della criminalità del basso tavoliere come Giovanni Antonio Gaeta, 42enne, con precedenti per droga, usura e associazione a delinquere, nonché nipote di Francesco Gaeta, boss dell'omonimo clan mafioso di Ortanova. Dalle indagini investigative è emerso un consistente quadro indiziario che testimonia come il gruppo criminoso fosse dedito alla commercializzazione illecita di gasolio ad uso agricolo sottratto all'accertamento ed al pagamento delle imposte attraverso una rete di 27 società, alcune delle quali costituite ad hoc, venivano emesse fatture per operazioni inesistenti al fine di cedere gasolio agevolato ad uso agricolo a soggetti non autorizzati, prevalentemente aziende operanti nel settore dell'autotrasporto prive di autorizzazione UMA. In tal modo, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, oltre 3,2 milioni di litri di gasolio agevolato sarebbero stati immessi sul mercato nero dell'autotrazione. L'esame degli elementi acquisiti mediante indagini finanziarie e tecniche ha permesso di ricostruire come al centro della frode ci fosse un deposito commerciale di Ortanova, il quale, sotto la regia della consorteria criminale, avrebbe consegnato il gasolio agevolato ad uso agricolo a soggetti non destinatari del beneficio mediante l'emissione di falsa documentazione contabile atta a fornire uno schermo contabile amministrativo e a dissimulare i reali destinatari. Il gasolio, così scaricato contabilmente, veniva in realtà trasferito presso due centri ortesi di stoccaggio clandestini e da lì distribuito ad ulteriori grossisti e ceduto ad utenti finali, 30 in totale le persone indagate. Danni alle autovetture di due dirigenti di AMIU e ATAF sono stati oggetto di indagine immediata avviata dagli inquirenti. Forte l'indignazione e la necessità di ottenere risposte, come affermano da Palazzo di Città a Foggia. È l'avvocatura comunale a occuparsi di valutare le vicende sul piano giuridico al fine di proporre, a sostegno dei dirigenti, soluzioni per gestire eventuali conseguenze. La proposta che arriva da Palazzo di Città è quella di migliorare il sistema di videosorveglianza, per cui un focus è già stato avviato dal commissario prefetto Cardellicchio. Si dà inizio alla formazione della cabina di regia dedicata al miglioramento della funzionalità dell'intera rete di collegamenti da e per Foggia. Lo afferma Sergio Venturino, presidente dell'associazione Mondo Gino Lisa. In programma per il 30 marzo in assemblea per reggere il nuovo presidente e consiglio direttivo per il comitato Vola Gino Lisa. Silvia Guerrieri. In seguito all'incontro e ai lavori svolti lo scorso 6 marzo presso la provincia di Foggia, è possibile comunicare che è stato dato inizio alla formazione della cabina di regia dedicata al miglioramento della funzionalità dell'intera rete di collegamenti da e per Foggia. Questo è riferimento all'aeroporto Gino Lisa, che coinvolge le province limitrofe al territorio e i sindaci dei rispettivi capoluoghi, afferma Sergio Venturino, presidente della nuova associazione Mondo Gino Lisa. Un ringraziamento importante va al presidente della provincia Giuseppe Nobiletti. Prevista inoltre il 30 marzo alle ore 17 una riunione per il comitato Vola Gino Lisa, che è pronto oggi a eleggere il nuovo presidente e a costituire il nuovo consiglio direttivo. A San Severo si è tenuta l'assemblea fondativa dell'Associazione Libera contro le Mafie, durante la quale è stato siglato il patto di presidio con la elezione del primo referente, Rino La Sala. Il presidio di Libera San Severo è stato intitolato a Stella Costa, giovanissima sanseverese vittima innocente di mafia. Sentiamo Beniamino Pascale.
Stasera questo è un momento importante perché nascerà qui il presidio di San Severo di Libera dedicato a Stella Costa. È un momento importante perché possa aiutare i cittadini, i ragazzi, i commercianti, tutti a prendere una nuova visione di quello che è il fenomeno della criminalità e soprattutto di come combatterla, che in primo luogo appunto riporta a avere coraggio, avere impegno nella cittadinanza attiva e soprattutto anche nella fiducia verso il prossimo. Ecco. Massima soddisfazione questa sera per il presidio di Libera, tra l'altro intitolato alla memoria di Stella Costa, questa vittima innocente di mafia, bambina che è stata violata nella sua infanzia. Particolarmente bello è questo momento che ricorda questa bambina, questa fanciulla, tra l'altro in una scuola a pochi passi dalla sua abitazione, con una grande partecipazione di ragazzi e di associazioni che in un anno hanno fatto un percorso di formazione che ha questa sera il suo momento culminante e di avvio di un percorso che io sono convinto sarà foriero di tanti bei traguardi nella politica di promozione della legalità nella nostra città. Presso il Museo Provinciale di Storia Naturale di Foggia, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Bat, in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici, ha presentato le attività e gli eventi connessi al progetto di valorizzazione dell'oasi Laguna del Re di Manfredonia. Ce ne parla Domenico Suriano. Il progetto di oggi riguarda la valorizzazione della Laguna del Re di Manfredonia. Quali sono gli eventi connessi a questo convegno? Sì, questo è un convegno che in pratica serve per celebrare la giornata del paesaggio, che è una giornata annuale che è stata appunto promulgata dal Ministero della Cultura e nell'ambito della quale noi abbiamo ricevuto un prestigioso riconoscimento che è la menzione per appunto il premio del paesaggio, e proprio per le attività e la costituzione appunto di quest'oasi naturalistica che è stata realizzata grazie a un progetto LIFE Natura coordinato dalla Regione Puglia e al quale noi insieme al Consorzio di Bonifica di Capitanata abbiamo dato un contributo e praticamente abbiamo allestito questa oasi riportandola alla naturalità, perché era un'area che era praticamente stata completamente banalizzata, era stata anche occupata abusivamente e per la prima volta nel Parco Nazionale del Gargano siamo riusciti appunto con il Consorzio di Bonifica di Capitanata a riportare la legalità in quest'area e non solo, ma anche a riportare la natura, facendo appunto degli interventi per ricreare le lagune costiere, anche in interventi legati alla fruizione con delle passerelle, degli osservatori, che i capanni di avvistamento in legno, eccetera. La capodelegazione Gloria Fazia e il presidente regionale Puglia del FAI, Saverio Russo, hanno presentato le 7 mete culturali e naturalistiche che i cittadini potranno visitare in provincia di Foggia il prossimo weekend, sabato 25 marzo e domenica 26, per le giornate FAI di primavera, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi. Ascoltiamo Gloria Fazia al microfono di Daniela Corfiati. Dottoressa Fazia, quali sono le destinazioni e quali sono stati i criteri di selezione delle mete per il 2023? Allora, iniziamo da Foggia. Noi facciamo quasi sempre aperture anche a Foggia, che potrebbe anche sembrare superfluo perché Foggia, tutti conoscono il bene di Foggia. Invece questo non è, noi lo facciamo proprio per rafforzare, soprattutto nelle giovani generazioni, la conoscenza dei beni culturali foggiani. Quindi stavolta, su suggerimento oltretutto delle scuole che faranno da apprendisti ciceroni, abbiamo scelto un percorso che è arte e tratturi, chiamiamolo così, con apprendisti ciceroni delle Inaudi, che è focalizzato sull'epitaffio e sulla Chiesa delle Croci. Quindi ci sarà una postazione di guide all'epitaffio e una alla Chiesa delle Croci. Poi abbiamo un percorso invece neoclassico e quindi con Licio Volta. Abbiamo una possibilità di visitare la villa e una possibilità di visitare il Teatro Giordano. Anche qui sono beni noti a tutti, ma conosciuti da pochi.
In provincia abbiamo la novità di Torre Guevara, che Torre Guevara era un casino di caccia dei Guevara, diciamo frazione di Ossara, e che ospitò anche Carlo III il Borbone, ed è stato restaurato proprio da pochissimo. Quindi l'occasione per far conoscere questo bene, che ha dei particolari ovviamente molto interessanti, più soprattutto una vastità di ambienti che ti fa pensare a come vivevano in quel periodo soprattutto i ricchi. E poi abbiamo San Matteo, San Marchillamis, questo gestito dal nostro gruppo Gargano, che insomma è uno dei simboli della cultura della nostra terra. E infine Piano delle Fosse a Cerignola, che è stato scelto dal FAI come esempio più interessante delle aperture della Puglia. Ieri a Lucera il raduno nazionale di cani pastori tedeschi, il meglio della cinofilia italiana del settore, con 160 esemplari. Riccardo Zingaro. Per l'intera giornata di ieri, Lucera è stata la capitale italiana della razza pastore tedesco, con un raduno di una trentina di allevamenti che si sono dati appuntamento al bosco didattico Mezzana Grande. In capitanata ne operano 6, 4 a Foggia e 2 a Lucera, collegati all'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, che si occupa di accrescere il patrimonio zootecnico, riservando grande attenzione sia alla morfologia che al carattere dell'animale. La promozione, l'organizzazione e l'allestimento della manifestazione sono stati curati dalla sezione foggiana della società Amatori Schafferhunde, in pratica i depositari dei segreti con i quali si fa nascere, crescere e sviluppare una delle tipologie canine più famose e diffuse in Europa. Sono stati messi a confronto 160 esemplari provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, portati alla valutazione della giuria delle 8 categorie previste per l'occasione, tra prove statiche e dinamiche. Alla fine ad aggiudicarsi il premio come miglior gruppo è stato Vonezental di Napoli, e un cane foggiano, Unzo di Camporeale, si è classificato primo tra i cuccioloni maschi. Bene, abbiamo concluso, è tutto con lo spazio dedicato all'informazione. Grazie per essere stati all'ascolto. Vi ricordo l'appuntamento sempre per domani alle ore 20. Buona serata a tutti da Onofrio D'Alessio.